grandissima richiesta, non ho potuto resistere alla vostra insistenza, avete chiesto che venisse approfondito Camus, che avevo già solo accennato precedentemente. E siccome in questa lezione parliamo di assurdo, dobbiamo cominciare da lui, che per primo fotografò l'assurdo così bene. Camus visse in un'epoca di cambiamenti e stravolgimenti, vide le grandi ideologie crollare, vide le certezze umane venire frantumate da tutte le scienze e tutte le filosofie, e vide l'uomo scadere nella crudeltà dell'Olocausto, in un mondo freddo che non protegge la vita e che sembra pronto a cancellarla in ogni momento, senza senso. Noi viviamo in un minuscolo granello blu in uno spazio infinito e che durerà un attimo. Se un meteorite ci distruggesse, saremmo dimenticati nel silenzioso spazio infinito, senza un perché. Non è solo modernismo, non è solo pessimismo, è proprio che manca un senso a tutto questo. Non c'è un motivo, una ragione per questa sofferenza, anche una ragione brutta. Terribili barbarie come l'Olocausto in cui milioni di persone sono state ridotte in fumo. L'uomo è folle, il mondo è folle. Siamo abbandonati alla nostra unica vita senza una direzione. Camus non si concentra solo sul fatto che non esiste un senso, ma su questo come impatta su di noi. Questo è l'assurdismo. Lui utilizza come metafora il mito di Sisifo, punito nell'Ade. Egli deve portare un enorme masso su una cima, ma appena arriva in cima il masso rotola giù e Sisifo deve ricominciare. Questa è l'esistenza umana, una sofferenza continua, non c'è modo di cambiarla, tutti i nostri sforzi possono venire in ogni momento nullificati e soprattutto a che serve sollevare se tanto ritorna giù? E come non portarla su proprio? È appunto un assurdo. Questo è Camus. Nella figura dello straniero, Camus ci mostra il male esistenziale che l'uomo vive nella sua assurdità. Qualcosa che sembra anticipare quasi il fenomeno degli hikikomori. Lo straniero è un uomo che non sa perché vivere, perché andare avanti. Non fa niente, perché non ha motivo di fare niente. Quel poco che fa, lo fa senza motivo o giustificazioni. E persino l'omicidio che compie è privo di significato. Alcune persone vogliono solo vedere il mondo bruciare. E quando viene condannato a morte, solo allora c'è la comprensione della morte definitiva. L'unica certezza che, quando l'uomo viene eliminato del tutto, dà questa sensazione, questa esistenza senza senso, e diventa un baluardo infinito di fronte a lui. Per Camus, il problema non è che Dio è morto, ma che l'uomo non sa che farsene di Dio. Camus agli esistenzialisti, e in particolare al suo amico e poi rivale Sartre, chiede una sola cosa, la domanda centrale della filosofia. Togliersi la vita o meno? Per lui questa è l'unica domanda che ha senso, e Camus risponde, sorprendentemente, di no. Nonostante la vita sia assurda, non è togliendosela che il problema è risolto, bensì esiste qualcosa che possiamo fare. Lui parla della figura di Caligola, che è un folle, assoluto, ma nella sua follia assurda è un artista. L'arte, quell'elemento senza senso con cui l'uomo si rivolta al mondo dipingendo altri mondi, è la chiave per capire la filosofia di Camus. La vita è assurda, è un titano e noi non possiamo battere il titano, e proprio per questo dobbiamo combattere, perché esiste nobiltà, esiste forza, esiste felicità in quella lotta. Il soldato che cavalca verso morte certa urlando è diverso dal soldato che resta fermo a farsi uccidere. In quell'urlo folle di ribellione romantica, di chi sa già di perdere, ma combatte lo stesso, è lì che l'uomo afferra le redini della sua vita. L'uomo non deve togliersi la vita o scappare, l'uomo deve sopportare, l'uomo deve combattere, ed è solo sopportando che è davvero padrone della propria libertà. Bisogna immaginare Sisifo felice, perché nel farlo rotolare all'infinito quel masso, lui si sente appagato, consapevole dei propri limiti stoicamente, può almeno scegliere come guidare questo binario chiamato vita. Mi rivolto. Quindi esisto. Ma attenzione, perché Caligola non è solo il poeta, è anche il dittatore. Camus ci mette in guardia nei confronti di quella che lui chiama la peste. La peste è la sofferenza ammorbante che infesta il mondo, ed è anche la sofferenza umana. Noi dobbiamo resistere anche alla peste. La natura è già crudele di suo, e l'uomo non deve cercare di essere crudele a sua volta. E per questo Camus non solo si opponeva alla pena di morte, ma fu anche marxista. Fu marxista per davvero, però, e infatti criticava lo stalinismo per aver travisato Marx, che aveva mai parlato di totalitarismi, e criticò i paesi del Patto di Varsavia. Per questo motivo alcuni comunisti francesi lo condannarono per trotskismo, e lui divenne sempre più anarco-comunista, influenzato da Stirner, ma rigettando quasi tutto che quello diceva. Per questi motivi si dissò con Sartre su Twitch.
Camus si ritrovò odiato da tutti, da un lato da molti a sinistra, e dall'altro quando venne negli Stati Uniti a destra, c'era la CIA che non era neanche nata e già lo stava sorvegliando, letteralmente. Però fu sempre coerente con le sue idee, aveva un posto all'UNESCO e lo abbandonò in protesta quando la Spagna franchista vi entrò. E se pensiamo ad oggi che nessuno fa nulla per il crudele governo repressivo spagnolo, la dice lunga. Camus era però amato dai suoi studenti e amava il teatro dei lavoratori, e molti suoi libri sono nati come canovacci teatrali. Fu sempre un convinto europeista a modello federale e pacifista, e criticò il neocolonialismo dicendo: stiamo facendo quello che i tedeschi hanno fatto. Sostenne l'autonomia dell'Algeria, pur sostenendo che l'imperialismo arabo era sostenuto dalla Russia per circondare l'Europa e isolare gli Stati Uniti. Camus aveva vissuto una vita assurda sin da giovane, prese la tubercolosi che gli diede problemi per tutta la vita, causando sofferenza. Era un ragazzo brillante, si mise con una donna che aveva delle mestruazioni così dolorose che doveva usare morfina. Suo zio non approvava la relazione, ma Camus la sposò comunque, cercando di aiutarla nella sua dipendenza. Poi si scoprì che lei aveva un amante, il medico, e divorziarono, e lui divenne un donnaiolo. Davvero una vita assurda. Vinse il Nobel per la letteratura e con i suoi soldi poté fare quello che aveva sempre amato, fare teatro per tutta la vita, adattando Dostoevskij, e fu un successo. Disse più volte che morire in auto sarebbe stata la morte più assurda e coerentemente morì in un incidente stradale. Sarkozy, in maniera opportunistica, propose di prendere le sue spoglie e portarle nel Pantheon. Ma Camus non fu l'unico pensatore a riflettere sulla sordità del mondo. Nel corso del Novecento, il pensiero arabo, in particolare, di cui abbiamo già parlato nei video precedenti, fu scosso dall'evento dell'Olocausto e da tutte queste atrocità. Queste cose ponevano riflessioni importanti tra i loro filosofi. Rosenzweig, ad esempio, che visse sulla sedia a rotelle a lungo, disse che la paura della morte è il fulcro dell'essere umano e la filosofia nasce appunto da questa paura, per esorcizzarla. La filosofia cerca di fare questo creando delle visioni totalizzanti del mondo. Tu non sei solo tu, tu sei parte di un tutto e quel tutto continua sempre, quindi tu non morirai. Secondo lui queste visioni ideologiche hanno però fatto solo danni ed è necessario che la filosofia ritorni a concentrarsi sul singolo. Lui tratta della triade Dio, mondo e uomo. Il rapporto tra Dio e mondo è la creazione, il rapporto tra Dio e uomo è la rivelazione e il rapporto tra uomo e mondo è la redenzione. Ora, qua si sente l'influenza di Heidegger, perché come ha creato Dio il mondo? Con il linguaggio. Dio non ha preso il mondo, non ha mosso la mano, non ha guardato qualcosa, Dio parla. Dio dice sia luce, e luce fu. Questo è il Logos, che è alla base del cristianesimo, se ci pensiamo. Il linguaggio è ciò che crea relazioni, ciò che lega concetti tra di loro. La parola stessa religione, come ci ricorda Bagnano, significa religo, ossia legare, unire, fondere. Religione è ciò che unisce l'uomo a Dio e ciò che unisce l'uomo all'uomo e tutte le cose nel divino. E dunque, attraverso il linguaggio, noi ritroviamo il rapporto con Dio. Abbiamo poi Buber, il quale corre sempre su questo filone. Lui distingue due tipi di relazioni. La relazione tra l'io e l'esso e la relazione tra l'io e il tu. La prima è tipica di chi vive una relazione in modo strumentale, impersonale, come se fosse un oggetto, anche se si parla di una persona. La seconda invece è personale, è empatica, ed è qui che sta la rivoluzione di Buber, che secondo me è il secondo step partendo dal primo filosofo che abbiamo citato. L'io come singolo non esiste davvero, è inautentico. L'io si attualizza solo nel tu. Io sono io soltanto se mi faccio io in te e tu in me. Noi per attualizzarci abbiamo bisogno dell'altro, e questo discorso vale anche per Dio. Per troppo tempo la gente ha vissuto in modo impersonale il rapporto con Dio, riempendosi la bocca di Dio ha detto questo, Dio vuole quello, e mai invece dicendo Dio cosa vuole da me. Cosa vuole raccontarmi? E cosa devo dirgli io? In questo senso, la morte di Dio, di cui abbiamo già parlato, diventa l'eclissi di Dio. Dio non è morto, Dio si è nascosto. Perché, riprendendo la mistica ebraica, e anche di questo ho già parlato, Dio è infinito. Se Dio si manifesta, la sua presenza è troppo grande, non permette la libertà umana. Dio si nasconde, non perché abbandona l'uomo, ma perché al contrario solo così l'uomo può cercarlo, e anzitutto cercare dentro se stesso, mettersi in gioco. Passiamo a Ner. Di fronte all'Olocausto, numerosi ebrei si sono chiesti, in effetti, ma dov'è Dio? Perché tutto questo male? Ner è il filosofo che si staglia e risponde: c'è stato un Auschwitz, c'è stata Hiroshima,
ci sarà anche un futuro. Secondo Nair, la parola di Dio è basata, paradossalmente, sul silenzio di Dio. Dio, per la maggior parte del tempo, è silenzioso, ed è proprio questo silenzio ad essere la parte più ricca di ermeneutica. Il silenzio di Dio è metafora dell'Olocausto stesso. Dio, dunque, non è morto, Dio è in silenzio, perché se Dio urlasse, all'uomo sarebbe imposta una verità. Se Dio invece è in silenzio, l'uomo è obbligato ad ascoltare il silenzio, e nel silenzio noi sentiamo i nostri pensieri. È un po' quel discorso: nessuno voleva sapere chi ero finché non mi sono messo la maschera. Nel silenzio Dio ha permesso all'uomo la libertà e la responsabilità, ma la libertà è kierkegaardianamente terribile, perché se Dio lascia l'uomo libero, in silenzio, allora l'uomo non ha che da rimproverare se stesso per l'atrocità che compierà. Il silenzio di Dio è il richiamo alla nostra responsabilità. Passiamo a Levinas, che è il passo successivo. Lui studiò Dostoevsky e Tolstoi, e poi da Husserl, che giunge al culmine sotto Heidegger secondo lui, incontrò Lacan nei suoi studi. Lui fu un superstite dei campi di concentramento, e in effetti fu il filosofo più famoso collegato ai campi di concentramento, è proprio lui. E cosa ci dice un filosofo da un campo nazista? Per Levinas, Hitler, il nazismo, tutti i fascismi e in generale la barbarie umana nascono da un problema fondamentale: il rifiuto dell'altro. Noi dimentichiamo l'altro, rimanendo concentrati sull'io. Rifiutiamo di vedere nel tu un altro io. Per questo motivo Levinas chiede un ritorno all'altro. L'io può compersi pienamente soltanto nel rapporto caritatevole con il prossimo. L'altro, in particolare per Levinas, è rappresentato dal volto. Il volto, infatti, richiama alla trascendenza. L'altro, e qua c'è molto di Lacan sicuramente, è chiaramente ciò che sta oltre i limiti dell'io, ma non solo in senso di non io fichtiano, ma anche di ciò che ci pone, per usare un linguaggio di due filosofi precedenti, in relazione con l'idea che noi non siamo soli, che abbiamo un dovere nei confronti dello sguardo degli altri, che ci sono degli altri io, che ci chiedono aiuto. Noi non possiamo dire di no all'altro. Per questo il comunismo viene da lui definito come attesa. Attesa di una condizione per aiutare i poveri e sistemare il mondo. Levinas critica lo strutturalismo di Strauss. Se abbiamo parlato di strutture linguistiche, da un lato, e di linguaggio heideggeriano dell'essere, dall'altro, Levinas si pone nel mezzo, chiarendo che la parola di Dio è la chiave del mondo. In particolare, Levinas dice che per l'essere umano è impossibile conoscere Dio, che è totalmente altro, però può conoscere l'altro uomo, ed è lì, nella parola con l'altro e nel dialogo, le relazioni e la carità verso il prossimo che si trova Dio. Dio è amore, diceva San Giovanni, e infatti la parola di Dio, ossia la Torah, può essere riassunta in ama il prossimo tuo come te stesso, e dunque solo nella parola con il prossimo, l'amore, è lì che l'io si realizza davvero. Bergson e Levinas sono stati definiti i due filosofi francesi più importanti. Approdiamo infine a Jonas. Questo filosofo si rese conto di una cosa. Lui ha preso tutti i filosofi, passati, presenti e futuri, per la prima volta gli ha detto: «Oh belli, noi possiamo distruggere il mondo adesso». Con l'avvento della bomba atomica e l'inquinamento massivo della società industriale, Jonas si rende conto che l'uomo adesso non fa più piccoli cambiamenti, belli o brutti. L'uomo ora ha il potere di distruggere tutto il mondo, per sempre. E questo peso apocalittico genera un'angoscia terribile, che noi millennials conosciamo molto bene. Tanto che Jonas elabora una euristica della paura. La paura per la fine del mondo aiuta l'uomo. È un memento mori collettivo. Gli ricorda che deve morire e che deve quindi prendere provvedimenti. Jonas riprende quello che abbiamo detto con i filosofi precedenti e della mistica della Kabbalah. Dio si è messo da parte per rendere l'uomo libero, e ora l'uomo è libero di fare anche un disastro. Jonas rigetta l'idea che l'uomo debba arrendersi all'assenza di morale, e cita il neonato. Il neonato è l'altro per eccellenza. Chiunque guarda il neonato sente il richiamo al dovere, all'etica. Devi proteggerlo irresistibilmente, e dobbiamo avere un'etica unita per tutti. E lui riprende Kant, ma lo estende all'idea di sopravvivenza della specie, perché l'umanità è più importante dell'individuo per Jonas, in quanto è composta da tanti individui. Agisci affinché la vita sulla Terra possa proseguire. Un comandamento che, stando ai politici americani ed europei, sembra essere largamente ignorato. Jonas parlò anche di eugenetica, dicendo che ci sono due tipi di eugenetica, quella negativa e quella positiva. Quella negativa è quella che propone senza imporre. Ad esempio, dire ad una persona che ha una malattia genetica che c'è una possibilità che i suoi figli la ereditino e chiedendogli se potrebbe non riprodursi, adottando magari, ma lasciandolo libero di scegliere, ricordandogli che la società lo ha salvato dalla sua malattia e lui potrebbe ricambiare in questo modo.
La seconda invece è quella che impone chi si può, anzi chi si deve riprodurre e chi invece va castrato, e che viene chiaramente criticata. Jonas critica in particolare l'idea che l'uomo si sostituisca all'evoluzione, perché in questo caso proporrebbe solo un modello genetico ideale, eliminando la variabilità che è alla base della sopravvivenza. E poi chi decide cosa è migliore e cosa è peggiore? Finirebbero inevitabilmente per essere dei criteri spesso aleatori e soggetti alla moda o alla cultura. Fu allievo di Heidegger e fu compagno dell'Arendt e lottò come volontario tra le milizie ebraiche e britanniche. E questo ci conduce quindi all'argomento della bioetica. La bioetica è quella parte di etica, ossia la parte della filosofia che si chiede cosa è giusto e cosa è sbagliato, che è nata quando la tecnologia ha creato delle situazioni inaspettate. Prima tutto era chiaro. Questa è vita, questa è morte. Questo causa vita, questo causa morte. Giusto o sbagliato? Ma adesso viviamo in un'epoca in cui possiamo trapiantare organi, rianimare i defunti, in cui si può modificare il DNA, impiantare il seme e l'ovulo dentro altri uteri, interrompere la vita farmacologicamente o prolungarla artificialmente e mille altre cose assurde. Tutte cose che nessun filosofo ha mai considerato nel passato. Cosa è giusto? Cosa è sbagliato? Ci sono fondamentalmente due scuole di pensiero, erroneamente chiamate la religiosa e la laica. Questo è falso e vi spiegherò il perché. Le due scuole sono quella vitalistica e quella libertaria. La bioetica vitalistica mette al centro di tutto l'uomo, inteso come vita. La vita viene vista come fondamentale, intesa come qualità. Massimizzare la quantità e la qualità della vita è giusto. La bioetica vitalista tende quindi ad essere disposta a fare sacrifici, ma solo per un bene maggiore. La bioetica vitalistica ritiene che l'esistenza umana sia sacra, e che sia un dovere aiutare gli esseri umani non solo nel fisico, ma anche nella mente, opponendosi alla cosiddetta cultura dello scarto, ossia che un essere umano, una volta messo in condizioni miserevoli, debba semplicemente morire. Questa bioetica ha sostenitori sia nel mondo religioso sia in quello ateo. Non ha una base religiosa come filosofia, anche se la religione può spesso appoggiarla, e viceversa lo stesso discorso per l'altra. La bioetica vitalistica si basa sull'idea che la nostra vita non è nostra. Noi siamo sempre legati ad altri, sin dalla nascita. Noi come individui esistiamo solo perché siamo dentro una comunità, un ethos, e volendo ci si può mettere dentro anche Dio. Questo non deve significare necessariamente l'estremismo, della perdita della sovranità sul proprio corpo. Per parafrasare Hans Küng, se la vita è un dono di Dio, allora ci viene donata anche la libertà e la responsabilità di essere liberi gestori. La bioetica libertaria invece si basa sull'idea che ognuno fa quello che vuole, incluso anche l'autoinfliggersi sofferenza, a sé o anche, in certe limitate ovviamente misure, agli altri. Anche qui non si cade necessariamente nell'estremo opposto, poiché la bioetica libertaria ricerca comunque la qualità della vita, e ritiene che certe vite portate troppo a lungo diventino delle torture imposte. Nella bioetica moltissimo è determinato dal linguaggio, come definiamo essere umano, come definiamo vita, coscienza. A seconda delle vostre definizioni ci saranno diverse conseguenze. Appare inevitabile quindi che debba esserci una sola bioetica, poiché l'esistenza di tante bioetiche ci fa scadere nel relativismo, e quindi nella fine di ogni criterio è la permissione di qualsiasi cosa, anche del male più assoluto. Basta dire per me è così. Anche i nazisti dicevano di fare etica per gli ebrei, di liberarli da una vita di sofferenza. E questo ci conduce inevitabilmente all'etica animalista. Contro l'errore del depensante liberista Nozick, il quale diceva utilitarismo per gli animali e kantismo per gli umani, e contro, dall'altro lato, Peter Singer, che è l'estremo opposto, il quale, seppur giustamente, diceva che bisogna essere etici con tutti gli esseri che soffrono, poiché evitare la sofferenza è la base del bene, sbagliava nel fatto che la via di mezzo giusta è questa. Bisogna rispettare la vita, tutta nelle sue differenze. Fingere che gli animali non abbiano diritti in modo liberistico è sbagliato, ma è altrettanto sbagliato imporre agli animali antropomorfizzazioni. Ho già fatto 6 video dedicati all'ambientalismo in cui eviscero tutta la questione nei minimi particolari. Sicuramente per quanto riguarda la natalità, tra l'ipernatalismo di Giovanni Paolo II e l'estinzionismo di certuni su internet, io trovo più sensato il paternità responsabile, che di recente ho visto anche Papa Francesco l'ha citato. E visto che parliamo di estinzionisti, parliamo di Michel Onfray. Ora, se consideriamo l'ateismo come un movimento filosofico, con le sue chiese, come Loire, e con il suo estremismo, come Richard Dawkins e gli altri 3 cavalli, o meglio gli altri 2, Onfray è, diciamo, estremista, ma non così estremista. Onfray è famoso per aver scritto il Trattato di Ateologia, un manifesto in cui esplica la filosofia che dovrebbe guidare tutti gli atei, la Bibbia degli atei, secondo alcuni. Nonostante solo una minoranza di atei effettivamente vi si riconosca, chissà perché. Ora, signori, devo fare una premessa.
da certe interviste mi sembra di aver capito che si lasci intendere che Onfray sia stato molestato quando era giovane da alcuni religiosi. Io rispetto assolutamente la sofferenza e non mi permetterei mai di giudicare la persona, ma posso giudicare gli errori, le idee. L'aver subito o meno dei torti da alcuni membri di X non rende vere tutte le frasi che riguardano X che tu puoi dire. E purtroppo Onfray è il classico bingo del non dell'ateismo, ma dell'ateo minchia del 2003 su internet. Ve lo ricordate quando c'erano i dibattiti di religione su internet? Ogni tanto qualcuno lo ritrovate che fa ancora così. Sono gli stereotipi sulla religione a non finire. Secondo Onfray, la religione, e in particolare il cristianesimo, considera le donne una schifezza, considera la ragione umana una schifezza, bisogna fidarsi solo alla fede, obbedire e stare zitti, considera la volontà umana una schifezza e così via. Allora, io signore ho fatto un intero corso di filosofia, vi ho parlato di tutti i maggiori esponenti del pensiero religioso occidentale, islamico, ebraico e cristiano, e come potete vedere voi stessi, sono tutte quante non solo delle falsità, ma anche delle falsità generalizzanti, sembrano quasi delle caricature. Onfray sostiene che il fondamentalismo religioso sia la cosa più pericolosa per la democrazia. Scemo io che pensavo al nazismo, scemo io. E propone una società non laica, ossia Stato e Chiesa separati, bensì laicista, Stato nemico delle Chiese, per una società che deve essere scristianizzata. Onfray sostiene la teoria pseudoscientifica secondo cui Gesù non è mai esistito, e questa, ve l'ho spiegato tante volte, è una falsità storica. Tutti gli storici concordano che Joshua ben Yosef sia realmente esistito. Ci sono numerose fonti, sia cristiane, sia non cristiane, che lo attestano. Dicendo che è un personaggio concettuale. Questo è un termine di Deleuze che lui ha storpiato, visto che per Deleuze non significa necessariamente un personaggio inventato, bensì un personaggio che porta un significato, che può anche essere realmente esistito. Onfray sostiene che Paolo di Tarso ha rovinato il cristianesimo, definendolo un ebreo isterico e integralista. Tutte e tre falsità. Paolo non era ebreo, bensì romano culturalmente. Non era integralista, anzi, come vi ho detto nel mio video La filosofia del cristianesimo, fu lui ad essere fautore dell'apertura ai non ebrei e alla fine di tutti quei precetti integralisti che Pietro voleva mantenere, il cibo, il vestiario, e fu lui a dare molto più potere alle donne nelle prime comunità cristiane. Definisce il cristianesimo antiedonistico, quando invece il motto principale del cristianesimo, sintetizzato da Sant'Agostino, è «ama e sii felice», cosa che Paolo stesso aveva ripetuto più volte, e definisce il cristianesimo antisemita, cosa ridicola in quanto l'antisemitismo è un morbo, ahimè, diffuso in tutte le società, in tutte le culture, non è particolare di alcune religioni e soprattutto preesistente al cristianesimo, e l'impero romano fu molto più antiebraico prima della sua cristianizzazione rispetto che dopo. Ma Onfray ce l'ha con questa accusa di accusare di antisemitismo, dato che ha accusato anche Kant di essere il precursore del nazismo, decontestualizzando una sua sola frase, ed ignorando che il nazismo è totalmente incompatibile con l'imperativo categorico. Onfray odia anche Freud, che ha più volte insultato sul personale nei suoi testi. E come dico sempre io, quando si insulta sul personale mancano le argomentazioni. Lo ha definito, citando fonte enciclopedica, un onanista, incestuoso, bugiardo, cocainomane, evasore fiscale, omofobo, misogino, antisemita e fascista. Non lo so, Onfray, io ci avrei aggiunto anche un bel ha ucciso l'uomo ragno, per finire. Sono tutte false. Freud non fu incestuoso, e questa è chiaramente una incomprensione della metafora del complesso di Edipo, non fu mai omofobo e anzi fu il primo grande psicologo a dire che l'omosessualità non è una malattia e che non deve essere curata, e questo molto prima di Hitler, farei notare. Non ho idea di dove abbia preso la cagata dell'evasione fiscale, onanista mi fa ridere, misogino è ridicolo e ho spiegato il perché negli scorsi video, antisemita è contraddittorio, fascista con tutte le polemiche che ha fatto su suo periodo denota una grandissima ignoranza di Freud, insomma l'unica cosa giusta è cocainomane, anche se all'epoca era considerato normale e lo faceva a scopo medico in realtà. Lo ha anche accusato di plagiare Nietzsche, che lui definisce il suo maestro. Zio, se Nietzsche ti avesse conosciuto ti avrebbe riso in faccia, sciacquati la bocca quando parli di lui. Come la vede politicamente? Onfray è anti-tutto, è anticomunista, anticapitalista, antifascista, anti-islamista, anti-religio, anti-tutte cose. Ha sostenuto ora il socialismo libertario e ora il liberalismo. Mi pare di aver capito che potrebbe essere stato lui a coniare il termine tanto amato dai centristi di sinistra della sinistra. Onfray critica la sinistra del risentimento, ossia quella sinistra che invece di aiutare i poveri vuole semplicemente che i ricchi diventino poveri. Non ho idea a chi faccia riferimento, è proprio una critica delle più generiche che io abbia mai letto. È antipacifista, ovviamente, e critica Gandhi. Cazzo, sembra il cattivo di un fumetto sto qua. È pro-clonazione ed è pro-energia nucleare, ovviamente. Cazzo, sembrano stampati apposta contro di me certi filosofi, mamma mia.
Da un punto di vista etico, lui è un edonista. L'uomo deve pensare soltanto ai piaceri, senza però far del male al prossimo. Questo, secondo me, è uno dei punti più deboli della filosofia di Onfray, il che vuol dire tutto se ricordiamo cosa ho detto finora. Perché la vita non è soltanto fai il cazzo che vuoi e piaceri sfrenati. E così tanti filosofi e psicologi, nonché ricerche, ce l'hanno spiegato. Dai ad un uomo tutti i regali del mondo e lui diventerà triste. La vita è fatta anche di virtù, è fatta anche di introspezione. Esiste un'etica del sacrificio, dell'autoimporsi dei limiti. Onfray accusa il cristianesimo di posticipare la felicità nell'aldilà. Abbiamo già detto tante volte che non è così, quantomeno nessun filosofo cristiano l'ha mai sostenuto. Il credente è incoraggiato ad essere felice anche ora, ed essere buono ora, e non soltanto pensieri e preghiere stile repubblicano americano medio. È un pescetariano, cioè non mangia carne bianca o rossa, però mangia pesce, e sostiene l'antinatalismo, ossia l'idea che tutti noi dovremmo smettere di riprodurci, per nostra spontanea volontà. Si tratta di un'idea non solo sbagliata, e spiegherò i motivi in un video apposito contro l'estinzionismo, ma ho già fatto un video sulla sovrappopolazione in cui spiego perché controllare la popolazione non risolve niente, ma è anche contraddittorio, in quanto una volta che tu non ti riproduci, lo faranno altri al tuo posto, e trasmetteranno l'idea, o forse dei geni che la favoriscono questa idea, chissà, che sta bene riprodursi. O lo fai a forza o non stai facendo niente. Mi dispiace, Onfray, ma io debbo riservarti il giudizio più severo di questa playlist di filosofia. Io sto per emettere la sentenza definitiva. Michel Onfray, io, morte bianca, ti proclamo allievo di Russell. So che sono parole pesanti, ma sono anche definitive. Ultima curiosità. Sapete chi sono i raeliani? Sono una setta che ritiene che noi siamo stati creati dagli alieni. E gli alieni un giorno ci faranno... tipo i Simpson, avete... ecco, quell'episodio lì. Ebbene, questi qua hanno nominato Onfray loro sacerdote. E Onfray si è incazzato come una bestia. E io adoro, perché è forse l'unica volta in vita mia che do ragione ai raeliani. Che hanno riconosciuto in lui un loro simile per le sue idee bizzarre e divertenti. Vi lascio il link Amazon dei libri. Sisifo, di Camus, L'Eclissi di Dio, di Buber, Il Volto, di Levinas, e se proprio volete leggere quella cagata, vi lascio anche il Trattato di Ateologia in descrizione. Vi lascio anche alla Bagnano Fornero, il manuale di filosofia che io consiglio, nonché mia parziale fonte. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio libro, che è tornato disponibile sul sito, il fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.